Lo sappiamo a memoria. La messa è una celebrazione unica che ha anche riti iniziali e di offertorio. E abbiamo ricordato che i riti di offertorio possono essere considerati una parte unica con la liturgia eucaristica. Noi li consideriamo da parte e li prendiamo come se fossero una parte staccata per sottolineare alcune cose veramente importanti, come il fatto che l'offertorio si porta il pane, che verrà consacrato proprio come nell'ultima cena. È un pane non lievitato, cioè azimo, e rappresenta anche tutto il bene che attraverso il nostro impegno siamo riusciti a mettere insieme in quella settimana, portarlo sull'altare e chiedere al Signore di benedire il bene che abbiamo fatto noi e farlo diventare parte della vita di Gesù che si dona, in modo che noi doniamo un po' di noi a Lui e Lui dona tutto se stesso a noi. Nell'Eucarestia il pane viene portato sotto forma di ostia, che è molto sottile. La parola significa sacrificio, ma anche vittima. È stata fatta questa scelta per evitare che, spezzando il pane, prendendolo da una pagnotta, si disperdano i pezzi di pane consacrato, mancando poi di rispetto. Spesso su queste ostie ci sono anche tre lettere, la J, la H e la S. Sono le iniziali di una frase latina, Jesus Hominum Salvator, che significa Gesù, salvatore degli uomini. Ma oltre al pane, nell'Eucarestia e nei riti di offertorio viene portato il vino che verrà consacrato proprio come nell'ultima cena. È quello che diventerà il sangue di Gesù, ovvero il suo dono di vita e il suo sacrificio di amore per ciascuno di noi. Ma rappresenta anche le fatiche che abbiamo messo insieme nella settimana, i nostri sacrifici che noi portiamo all'altare per aiutare Gesù nei suoi sacrifici e perché Gesù, nel suo sacrificio, aiuti noi nelle nostre fatiche a non rimanere schiacciati. Ma oltre al pane e al vino, vengono portati all'altare i nostri impegni, anche sotto forma di carità, ovvero tutto quello che noi durante la settimana abbiamo messo da parte pensando ai poveri o facendo una piccola rinuncia, lo mettiamo nel cestino per aiutare chi è solo e per chi è più povero di noi.